Mister Scazzola, cosa cambierebbe, se c'è qualcosa che cambierebbe della formazione iniziale e in generale cosa obietta alla squadra per quel che riguarda la partita di oggi, se c'è qualcosa da obiettare naturalmente. Noi comunque siamo alla terza partita della settimana e siamo un po' corti in tanti ruoli. Poi anche oggi, alla fine, è entrato Arna, si è fatto male, quindi è come non averlo messo. Abbiamo giocato in 10 gli ultimi 20 minuti. La partita, secondo me, alla fine è stata anche una partita equilibrata, dove comunque nelle situazioni dovevamo sfruttare meglio alcune situazioni che abbiamo avuto, soprattutto quei tiri da fuori area, sempre pericolosi. Sapevamo comunque che Pontedera veniva qua a fare questo tipo di partita, non si doveva prendere gol, si è preso gol su un episodio. Sicuramente l'atteggiamento dell'arbitro non ha aiutato nell'andamento della partita, che è stato abbastanza indisponente. La squadra ha provato a raddrizzare la partita sull'1-0, anche sul 2-0, dal punto di vista della generosità, anche oggi non c'è niente da obiettare ai giocatori. No, questo sicuramente no. Adesso speriamo dalla prossima di recuperare già qualcuno per avere qualche cambio in più, qualche scelta in più, soprattutto i ruoli che oggi siamo scoperti. Bertoldi è uscito dolorante, che cosa ha mister? Oggi penso abbia avuto una distorsione di ginocchio, ma l'entità, insomma, ci vorrà qualche giorno per valutarlo. Prossima partita con la Pro Vercelli, naturalmente il Cuneo era ovvio, non poteva sempre continuare a vincere o a pareggiare, adesso un'altra avversaria complicata, insomma, come ha detto più volte lei nelle ultime settimane, non bisogna pensare più di tanto alla classifica, ma già alla prossima. Sì, quello sicuramente, anche perché la classifica saremmo a 18 punti, sarebbe più che ottima, però noi dobbiamo vivere partita per partita. Era tanto che non perdevamo, che non subivamo gol, è capitato, dobbiamo fare in modo di riprendere il cammino e di andare a giocarsi, insomma, la partita a Vercelli, seppur sulla carta sembra molto proibitiva.